Peppino. Ciao. Ciao, come stai? Benvenuto. Peppino Lopez, eri un ragazzino, abbiamo raccontato la tua storia. È vero. Di 13 anni quando venivi qui e prima ancora con tuo nonno. Siamo in Agro di Caccuri, sì, a due passi da Santa Severina, zona Bordeaux o i Vurdoi. E qui i monaci basiliani prima, quindi della Magna Grecia, e i florenzi di Gioacchino da Fiore dopo, hanno installato questi impianti di pennulara, una varietà particolare che cresce e si sviluppa solo in questa territorio. E questo è il tuo frantoio, Peppino, che ormai sono un bel po' di anni, vero? Sì, sono quasi 24-25 anni. Dopo il vecchio impianto. Dopo il vecchio impianto con le famose presse, con i fiscoli, no? Si chiamavano, i diaframmi in italiano, esatto. I fiscoli in gergo. Viene utilizzato anche all'esterno? Viene utilizzato pure all'esterno. E noi lavoriamo, oltre al prodotto che facciamo noi, lavoriamo pure per conto terzi, esatto, no? Quindi abbiamo tutto un bacino di clientela. Sempre del... Tra l'altro la pennulare negli ultimi anni siete riusciti a rilanciarla, era un po' dimenticata anche perché la zona è ristretta, molto piccola e forse nemmeno ci si credeva tanto. Infatti siamo riusciti, diciamo, anche a costituire una nuova associazione di produttori di pennulare per cercare pure di promuoverla, di portarla avanti questo prodotto che ha delle proprietà, come tu sai, straordinarie, uniche davvero. Infatti, ed è probabilmente molto vero che risale ai tempi dei monaci basiliani questa cultura. Certo. Che voi avete trovato gli impianti già tuo nonno. Io non li ho visti quando li hanno. Però i nonni e i bisnonni raccontavano tutti di questa storia. Abbiamo piante che sono 500 anni, 600 anni, sì, 400 anni, quindi. Sì. Ultra secolare, no? Ma fra l'altro c'è una novità, mi diceva. Ho fatto una linea di cosmesi dalla crema viso, crema, esatto, corpo e crema mano. E vieni che la vediamo. Dai, insieme alla bottiglia. Andiamo a vedere, sì. Okay. Che prodotti hai realizzato? Allora, abbiamo creato la crema mani, crema, sì, corpo e crema viso. Sì. Da 15 giorni ho pensato anche all'abbronzante, visto che adesso è il periodo di mare. Anche per diversificare un pochettino il prodotto, sì, con l'olio, appunto, creando un qualcosa di nuovo, no? Ed è un messaggio anche per le nuove generazioni, perché sì, infatti, di credere di più in questa terra. Sì, bisogna crederci e avere passione, avere passione, deve piacere, il lavoro deve piacere, perché se no come tutti i lavori. E speriamo anche che la nuova linea possa funzionare. Speriamo, dai, non mi lamento. Non dai. Ok, grazie Peppino. Grazie a te, grazie, è un piacere, grazie.